Ti aspetti una reazione, un arrembaggio, magari pure scomposto, con la bandiera del carattere issata sull'albero maestro. A palesarsi invece è una bandiera bianca in plancia, senza aver sentito nemmeno un colpo di cannone. La nave di Capitan Dalmasson si arena nel mare mosso di Trento in soli 10 minuti. Il parziale di 24-5 in apertura chiude i conti in modo fulmineo e al netto della maggior fisicità di Trento, alla quarta sconfitta consecutiva, non si capisce come si possa continuare così. Un preciso May e un sontuoso Williams, sommati a Brown e Martin, sono la chiara dimostrazione che Trento è squadra di livello diverso rispetto a quanto dicano sin qui i numeri. Ma la risposta non può certo essere da G-League americana, quei campionati in cui si furoreggia babbo morto per confezionare statistiche degne di un miglior ingaggio. Il re della specialità è Milton Doyle, che porta a casa l'Oscar delle giocate quando non contano nulla. Pure Henry inizia a fargli concorrenza, schiacciate per il pubblico assente, difesa zero e piedi già orientati verso il gate dell'aeroporto. Per fortuna c'è ancora gente come Cavaliero che prova a suonare la carica, tuffandosi sulle palle vaganti e mettendoci il cuore. Dal 46 a 27 di metà partita, Trieste potrebbe pure provare a rialzarsi con il contributo di Delia, ancora positivo, e alcuni segnali dal Viti e Grazulis. Ma il quarto fallo di Fernandes, teso e nervoso, toglie l'unico potenziale leader dal campo. La Quintana, purtroppo, è come se non ci fosse. Un paio di parziali offensivi e la zona fanno registrare sul diario di bordo il più classico dei «ce provamo», ma è altrettanto evidente che la squadra di Molin è nelle condizioni di gestire con talento e lucidità. Finisce 81-69, Trento ribalta la differenza canestri e vede i play-off. Trieste domenica sfida Pesaro per provarci ancora una volta, ma ciò che più serve in questi ultimi tre impegni sono partite giocate di squadra, per la maglia, per un futuro che, una volta riaperte le porte dei palazzetti, non potrà più essere quello pre-Covid. Quindi instillare ai tifosi la voglia di tornare sugli spalti adesso conta molto più che strappare un ticket per una post-season da comparse.